Computer spenti nel primo giorno di virtuale ripresa della scuola dopo le festività natalizie per protestare contro una didattica non più sostenibile. È partita dal coordinamento scuole aperte di Salerno con il coinvolgimento di mamme, studenti, docenti esausti dopo mesi e mesi trascorsi dinanzi ad un PC per seguire la didattica a distanza, la protesta di oggi e domani dinanzi ai cancelli delle scuole per ribadire ancora una volta che questo sistema lontano dai banchi e dalle classi crea solo disuguaglianze, esclusione, nervosismo e disaffezione alla vera scuola. La protesta questa mattina è stata attuata in contemporanea dinanzi a due plessi della città di Salerno, in contemporanea lezioni in strada dinanzi al liceo Tasso di Piazza San Francesco, mentre dopo essersi disconnessi dal PC, genitori ed alunni hanno raggiunto per un presidio la scuola Matteo Mari di Piazza Trucillo a Torrione. Come coordinamento scuole aperte di Salerno siamo qui in Piazza Francesco, in contemporanea anche in Piazza Trucillo di fronte alla scuola Matteo Mari. Domani saremo davanti all'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini per ricordare ancora una volta che oggi, come nel resto d'Italia, si torna a scuola in presenza, tranne che qui in Campania e a Salerno. In particolare ci riferiamo alle scuole primarie, scuole infanzie, scuola secondaria di primo grado, che non hanno perso neanche un giorno di scuola dal 14 settembre. Chiediamo con forza ancora una volta, con tutti i protocolli di sicurezza già adottati e previsti, che sono anche costati tanti soldi ai nostri cittadini, quindi hanno tutti soldi ministeriali, sono stati dati alle regioni e ai comuni per mettere le scuole in sicurezza come erano il 28 settembre. Chiediamo con forza che con tutti questi protocolli si possa tornare in presenza per un diritto allo studio ma anche per un'esigenza sociale. La dispersione scolastica sta aumentando, stanno aumentando i casi di abbandono appunto scolastico ma anche problemi sociali e psicologici dei bambini e anche dei ragazzi. Spegni la DAD, apri la scuola, questo lo slogan che invita tutti a disconnettersi dal PC lasciando però un messaggio sul monitor: la scuola è a scuola, la didattica a distanza è stato solo uno strumento emergenziale che non va assolutamente riproposto, hanno ribadito questa mattina ai nostri microfoni. Sì, per dire basta, noi ci aspettavamo un rientro in classe dal 7 di gennaio, come sta avvenendo nel resto d'Italia. Infanzia, primarie e medie nel resto d'Italia stamattina sono entrate in classe, non stanno facendo la DAD. Purtroppo noi abbiamo avuto l'ennesima ordinanza regionale e per l'ennesima volta è stato procrastinato questo ingresso in classe. La cosa ancora più grave addirittura per quei pochi bambini che non riuscite a rientrare dell'infanzia, delle prime due classi della primaria, si sono ritrovati oggi di nuovo a casa a dover fare la DAD. Noi abbiamo detto no. Fermiamoci un attimo questi due giorni, protestiamo e cerchiamo di far capire che non si può andare più avanti in questo modo. Noi chiediamo semplicemente che si applichi il DPCM del governo, null'altro. E questo lo chiediamo dal mese di ottobre. Il DPCM prevede che da oggi infanzia, primarie e medie rientrano a scuola, che dall'11 rientrino al 50% le superiori. Non capisco perché dalla Sicilia alla Lombardia questa cosa funzioni. Solo in Campania si è creato un movimento SIDAD. Una scelta contestabile anche il fatto che l'11 ritornino in classe solo l'infanzia e la prima e la seconda elementare e non tutte le classi. No, oltretutto gli altri rientri sono sempre messi tra virgolette, probabilmente troveranno qualche altra cosa per spostare anche questi rientri. Io non sono convinto che si rientrerà il 18 o il 25, non sono proprio convinto perché questo è un giochino che va avanti da ottobre e ribadisco. Come si fa a dire che la DAD è scuola? La DAD serve nelle emergenze ed è servita a marzo. In questo momento abbiamo bisogno che i bambini e i ragazzi rientrino a scuola. Stanno perdendo due anni di scuola, con danni incredibili che subiranno. Subiranno danni sia dal punto di vista, e stanno subendo danni dal punto di vista psicologico, ma danni negli apprendimenti. Sono cose che pagherà la società e non è possibile che i bambini e i ragazzi di questa regione debbano avere questa lesione dei diritti.